Il Crotone sfida la Ternana nella prima uscita ufficiale nel campionato di Serie B. In campo tre pitagorici, Francesco, Modesto, ufficializzato nelle ultime ore. L'ex giocatore di Regina, Parma e Pescara potrebbe esordire dal primo minuto nello stadio della sua città. Decollato nel frattempo il campionato di Lega Pro. La prima giornata di terza serie si è aperta ieri per chiudersi lunedì. Nel mezzo le quattro calabresi in campo. Oggi Vigor e Catanzaro, domani il Clou con il Cosenza impegnato a Salerno contro la Salernitana e la Regina opposta alla Casertana al Granillo. E da Caserta parla mister Gregucci. Dopo il successo in Coppa Italia, la sua squadra vuole il bis contro gli Amaranto di Cozza, ma dice sarà tutta un'altra partita. Amici sportivi, bentornati a Rete Calabria Sport News, ultimo appuntamento settimanale e finalmente ci siamo. Sta per decollare davvero il calcio che conta, quello giocato, riflettori puntati soprattutto sul torneo di Serie B e Lega Pro. E nella prima uscita stagionale tra i cadetti, il Crotone sfida la Ternana in campo tra i pitagorici. Questa è una novità assoluta, Francesco Modesto ufficializzato proprio nelle ultime ore dal club pitagorico, l'ex giocatore, come ricorderete, di Regina, Parma ma anche Pescara, potrebbe esordire dal primo minuto nello stadio della sua città. Partiamo da qui e dopo tutto il resto, via! A poche ore dall'esordio in campionato, il Crotone cala un colpo da 90 sui banchi del calciomercato. Il club pitagorico ha messo sotto contratto lo svincolato Francesco Modesto. L'ex Regina ha firmato un contratto biennale con i rossoblù, coronando così il sogno di giocare con la squadra della sua città. Il difensore è nato infatti a Crotone il 16 febbraio del 1982 e vanta un curriculum di grande rispetto. Oltre 315 gettoni tra Serie A e Serie B, di cui oltre 200 nella massima serie condite da ben 7 reti. Modesto indosserà la maglia numero 32 ed è stato convocato per la prima gara di campionato contro la Ternana in scena stasera alle 20:30. Probabile un suo impiego a partite in corso, ma mister Drago potrebbe buttarlo nella mischia fin da subito. Modesto ha praticamente svolto tutta la preparazione con la squadra pitagorica ed è fisicamente pronto. La nuova avventura tra i cadetti della Crotone riparte quindi da un crotonese doc, da tanti giovani di belle speranze, dallo stadio Ezio Scida contro una Ternana storicamente formazione insidiosa per i rossoblù. L'obiettivo è quello di confermare e magari migliorare la straordinaria stagione dello scorso anno, quando i Drago Boys, contro ogni pronostico, sfiorarono la promozione in Serie A, chiudendo il torneo ai playoff. Aspettando la Serie B, nel frattempo è decollato il campionato di Lega Pro. La prima giornata di terza serie si è disputata ieri, si chiuderà invece il primo turno lunedì. Nel mezzo le quattro calabresi in campo, oggi Vigor e Catanzaro, ma il Clou sarà domani con il Cosenza impegnato a Salerno contro la Salernitana e la Regina opposta alla Casertana al Granillo. Dopo mille polemiche si alza finalmente il sipario sulla Lega Pro. Con l'anticipo tra Matera e Paganese, il campionato delle mille novità voluto da Mario Macalli è decollato già ieri. Un torneo spalmato in quattro giorni che oggi butta in campo Vigor Lamezia e Catanzaro rispettivamente contro Aversa, Normanna e Juve Stabia. Il Clou però è domani con le altre due calabresi Regina e Cosenza sul rettangolo di gioco. Alle 16 al Granillo gli Amaranto di Ciccio Cozza sfidano, ed è già la seconda volta in questo primo scorcio di nuova stagione, la Casertana. I campani hanno battuto i Regini in Coppa Italia. Quale migliore occasione qui quindi per vendicarsi del KO ed incamerare i primi tre punti in classifica? Difficile ipotizzare una formazione titolare tra gli Amaranto. Mister Cozza ha fatto girare tutti i suoi uomini a disposizione nel precampionato. Sicuro il cambiamento di modulo. Via il 3-5-2 marchio di fabbrica di Cozza, dentro un 4-3-3 più applicabile all'attuale Regina. Squadra difficile anche per il Cosenza. Campionato in salita per i lupi di Cappellacci, impegnati probabilmente nella sfida più difficile della giornata. I lupi sono attesi a Salerno sul campo della corazzata salernitana. Gara in programma alle 18. Previsto uno stravolgimento tra le file rossoblù. Mister Cappellacci cambierà almeno 5 undicesimi della squadra impegnata nelle ultime gare. Particolare attenzione all'attacco cosentino, il reparto che ha convinto meno nel calcio d'agosto.
E allora Cosenza contro la Salernitana, la Recchi di Salerno e poi Regina contro la Casertana, sfida interna invece per gli Amaranto di Ciccio Cozza. Da Caserta ha parlato mister Gregucci, dopo il successo in Coppa Italia la sua squadra vuole il bis contro la Regina, ma avverte sarà tutta un'altra gara, sentite. Non dovrà trarci in inganno la partita di Coppa Italia con la Regina, sarà un'altra squadra, sarà un'altra partita, sarà tutta un'altra storia. Dovremo cercare di andare in campo in maniera molto, ma molto intensa, molto compatta, per cercare di fare una buona partita e un buon risultato, perché l'avversario è difficile, è molto motivato e noi vogliamo cominciare bene. Ecco, rispetto alla gara di Coppa Italia, cambia qualcosa soltanto dal punto di vista delle motivazioni? No, cambiano i giocatori, ci saranno secondo me dei giocatori diversi, ci sarà un'intensità diversa, ci saranno delle motivazioni diverse, è tutto diverso. Io penso che possa dare pochi riferimenti, la partita di Coppa Italia sarà tutta un'altra storia. Ecco, che Regina si aspetta? Io sono convinto che è una delle squadre che, anche se a fari spenti, guarda con molta ambizione questo campionato. Tutti vogliono vincere in questo campionato. Non temo nessun'ombra di smentita se dico che questo è il girone non più bello, ma sicuramente più complicato e più difficile, con tantissime pretendenti, anche quelle che spengono i fari. E questo era Angelo Gregucci, tecnico della Casertana, Casertana che affronterà al Granillo di Reggio Calabria la Regina. Se non lo sapete, la Regina, tutte le partite della Regina nella nostra appunto il campionato degli Amaranto, potete vederle soltanto qui su Rete Calabria, tutte le partite in esclusiva della Regina targata 2014-2015 appunto soltanto sul nostro canale, canale 19, tutte le gare, ve lo ripeto, della Regina in esclusiva potete vederle soltanto da noi. Bene così, con questo è davvero tutto, grazie per averci preferito, a voi tutti un buon proseguimento, da Alessio Buonpasso.